La pace dei santi sia con voi. Domenica 20 marzo 2016, la Chiesa Cattolica celebra la Domenica delle Palme, che dà avvio alla Settimana Santa, o come viene chiamata nel rito ambrosiano, Settimana Autentica. Per la Chiesa di rito romano, questa domenica viene detta Domenica delle Palme nella Passione del Signore, a motivo della lettura che viene fatta del Vangelo che narra le ultime ore terrene di Gesù, dall'ultima cena alla sepoltura del Signore. Il 20 marzo, il martiriologio romano commemora un gruppo di 7 donne martiri, e cioè Santa Claudia, Santa Alessandra, Santa Eufrasia, Santa Matrona, Santa Giuliana, Santa Eufemia e Santa Teodosia, le quali, in piena persecuzione dei cristiani nel secolo IV, sotto l'imperatore Massimino Cesare, furono arrestate ad Amiso, odierna Turchia. Esse, condividendo fede e coraggio, rimproverarono al preside di Amiso la sua crudeltà e la sua ingiustizia nel condannare i cristiani. Professandosi esse stesse cristiane, non abiurarono, non sacrificarono agli dèi, come chiedeva loro il preside, che le fece flagellare. Claudia e le altre accettarono la tortura e, disposte a fare la scelta vincente della morte terrena in cambio della vita eterna, furono gettate in una fornace ardente. Buon onomastico a tutte coloro che portano il nome di Santa Claudia, Santa Alessandra, Santa Eufrasia, Santa Matrona, Santa Giuliana, Santa Eufemia, Santa Teodosia, ed auguri a quanti il 20 marzo festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Andiamo ora a conoscere la liturgia ambrosiana della Domenica delle Palme nella Passione del Signore. La Domenica delle Palme dà avvio alla Settimana Santa, o come viene chiamata nel rito ambrosiano, Settimana Autentica. Nei più antichi documenti della Sacra Liturgia Ambrosiana, la settimana pasquale è chiamata appunto Settimana Autentica. L'interpretazione che di questo termine viene data oscilla fra i più significati diversi. Settimana imminente fra tutte le settimane dell'anno liturgico. Settimana tipica o normativa sulla quale è stata modellata ogni altra settimana dell'anno liturgico. Settimana dell'offerta sacrificale che il Signore ha fatto di se stesso nella sua Pasqua. Secondo il rito romano, la Domenica delle Palme giunge quasi a conclusione del lungo periodo quaresimale iniziato con il mercoledì delle ceneri e che per 5 liturgie domenicali ha preparato la comunità dei cristiani nella riflessione e nella penitenza agli eventi drammatici della Settimana Santa, con la speranza e certezza della successiva risurrezione di Gesù, vincitore della morte e del peccato, salvatore del mondo e di ogni singolo uomo. Ma mentre per il rito romano il lunedì santo, il martedì santo, il mercoledì santo usano ancora il colore liturgico della Quaresima romana, cioè il viola, per il rito ambrosiano invece succede una cosa strana. Pur iniziando la settimana autentica, il colore liturgico infatti è il rosso, non termina la quaresima, che termina nel pomeriggio del giovedì santo, prima della liturgia vigiliare vespertina nella cena del Signore. I Vangeli della Domenica delle Palme narrano che Gesù, giunto la sera del sabato con i discepoli a Betfage, vicino a Gerusalemme, mandò due di loro nel villaggio
a prelevare un'asina legata con un puledro e condurli da lui. Se qualcuno avesse obiettato, avrebbero dovuto dire che il Signore ne aveva bisogno, ma sarebbero stati rimandati subito. Dice il Vangelo di San Matteo che questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal santo profeta Zaccaria. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. I discepoli fecero quanto aveva richiesto Gesù e, condotti i due animali, la mattina dopo, li coprirono con i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere avviandosi a Gerusalemme. Qui la folla, numerosissima, radunata dalle voci dell'arrivo del Messia, stese a terra i mantelli, mentre altri tagliavano rami dagli alberi di ulivo e di palma, abbondanti nella regione, e agitandoli festosamente rendevano onore a Gesù, esclamando: «Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli». A questa festa, che metteva in grande agitazione la città, partecipavano, come in tutte le manifestazioni di gioia in questo mondo, i tanti fanciulli che correvano avanti al piccolo corteo agitando i rami, rispondendo a quanti domandavano chi è costui: «Questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea». La maggiore considerazione che si ricava dal testo evangelico è che Gesù fa il suo ingresso a Gerusalemme, sede del potere civile e religioso in Palestina, acclamato come solo ai re si faceva, a cavalcioni di un'asina. Bisogna dire che nel Medio Oriente antico e di conseguenza nella Bibbia, la cavalcatura del re, prettamente guerrieri, era il cavallo, animale nobile e considerato un'arma potente per la guerra. Tanto è vero che non c'erano corse di cavalli e non venivano utilizzati nemmeno per i lavori dei campi. Logicamente, anche il Messia, come se lo aspettavano gli ebrei, cioè un liberatore, avrebbe dovuto cavalcare un cavallo. Ma Gesù, come profetizzò San Zaccaria, scelse un'asina, animale umile e servizievole, sempre a fianco della gente pacifica e lavoratrice. Del resto, secondo la tradizione, l'asino è presente nella vita di Gesù sin dalla nascita, nella stalla di Betlemme e nella fuga in Egitto della Santa Famiglia. Quindi Gesù risponde a quanti volevano considerarlo come un re sul modello di Davide, che egli è un re privo di ogni forma esteriore di potere, anche nella cavalcatura, che non è un cavallo, simbolo della forza e del potere sin dai tempi dei faraoni. Nel rito romano, questa domenica è detta Domenica delle Palme nella Passione del Signore, perché durante la celebrazione eucaristica con la processione viene proclamata tutta la passione del Signore Gesù. La tradizione ambrosiana, nella Domenica delle Palme, prevede due celebrazioni eucaristiche: la celebrazione eucaristica con la benedizione delle palme, solitamente congiunta alla processione, nella quale la liturgia della parola solitamente parla dell'ingresso del Signore Gesù in Gerusalemme, della visione profetica di Zaccaria e dell'inno della lettera ai Colossesi a Cristo, capo della Chiesa e primogenito dei risorti. La seconda celebrazione eucaristica è detta del giorno e il Vangelo proclamato è quello della cena di Betania, svoltasi nel sesto giorno prima della Pasqua e che nella narrazione evangelica precede proprio l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. La lettura è quella del quarto cantico del servo del Signore e l'epistola è tratta dalla lettera agli Ebrei e proclama l'invito a tenere fisso lo sguardo su colui che si sottopose alla croce. Al termine della celebrazione eucaristica, i fedeli portano a casa i rametti di ulivo benedetti, conservati quasi simbolo di pace, scambiandoli con i parenti e gli amici. In molte regioni si usa che il capofamiglia utilizzi questo stesso rametto
intinto nell'acqua benedetta presa durante la veglia di Pasqua, per benedire la tavola imbandita nella domenica di risurrezione. In molte parti d'Italia, con le parti tenere delle grandi foglie di palma, vengono intrecciati piccole e grandi confezioni addobbate, che vengono regalate o scambiate tra i fedeli in segno di pace e di perdono. La benedizione delle palme è documentata sin dal VII secolo ed ebbe uno sviluppo di cerimonie e di canti adeguato all'importanza sempre maggiore dato alla processione. Questa è testimoniata a Gerusalemme dalla fine del IV secolo e quasi subito fu accolta dalla sacra liturgia della Siria e dell'Egitto. In Occidente, giacché questa domenica era riservata a cerimonie prebattesimali e all'inizio solenne della Settimana Santa, la benedizione delle palme e la processione trovarono difficoltà a introdursi. Entrarono in uso prima in Gallia, dove Teodulfo d'Orléans compose l'inno Gloria, Laus et Honor, poi in Roma dalla fine del XI secolo. L'uso di portare nelle proprie case l'ulivo, la palma benedetta, ad origine soltanto devozionale come augurio di pace. Dal 1985, per volere di San Giovanni Paolo II, nella Domenica delle Palme si celebra in tutto il mondo cattolico la Giornata Mondiale della Gioventù, il cui culmine si volge a Roma nella Piazza San Pietro in presenza del Papa. Vorrei concludere questa puntata invocando su di voi e su quanti vivranno gli splendidi riti della Settimana Santa, Settimana Autentica Ambrosiana, la benedizione della Santissima Trinità, usando le significative parole che il Messale Ambrosiano fa dire al sacerdote al termine della celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme. Voi che seguite Gesù Cristo, umiliato e sofferente, possiate aver parte della sua risurrezione. Amen. Buon cammino pasquale.